di quel Bobby Jammer non c'è più bisogno, non c'è più bisogno, non c'è più bisogno, perché il giudice Di Matteo lo hanno già ucciso, togliendogli i processi, impedendogli di continuare le indagini nel processo sulla trattativa. E badate bene, questo avviene. Questo avviene esattamente qualche giorno dopo che Renzi, il Presidente del Consiglio, ha promesso la desecretazione delle carte sulle stragi. Attenzione, si tratta solo di una mossa elettorale, perché da un lato tolgono il segreto su quei segreti di Stato che finora hanno coperto la verità sulle stragi, e dall'altro mettono il bavaglio e impediscono di indagare a quei pochi giudici che rappresentano la memoria storica presso il Tribunale di Palermo, a quei pochi giudici che quelle carte sarebbero capaci di leggerlo e magari a fare tramite quelle carte a proseguire la loro strada sulla verità e per la giustizia. Ecco, io ringrazio chi mi ha dato la parola stasera su questo palco, ringrazio voi che mi avete ascoltato e vi chiedo, non ribellatevi adesso, chiedete a gran voce giustizia, credete a gran voce verità, impedite che a questi magistrati sia messo il bagaglio, perché è questo che stanno facendo, stanno cercando di mettere il bagaglio a questi magistrati, e noi non possiamo permetterlo. Il popolo di Palermo deve reagire, il popolo di Palermo deve alzare la testa, il popolo di Palermo non può aspettare che sia versato altro sangue, che altri magistrati vengano eliminati, anche se oggi delle minacce di Riina non c'è più bisogno. Riina dal carcere di Opera, in quella trattativa che continua con lo Stato mafia, si era offerto di fare il lavoro sporco, di eliminare anche quest'altro giudice. Non ce n'è più bisogno, non ce n'è più bisogno, il lavoro sporco ci ha già pensato il presidente Napolitano a farlo. Ci ha pensato il presidente Napolitano cercando di mettere il bavaglio a questi magistrati. Paolo, 20 anni fa, parlando della dissoluzione del pool, disse, poi l'opinione pubblica fece il miracolo, e quei provvedimenti da parte del CSM vennero fermati. Ecco, io vi chiedo, rifate ancora una volta questo miracolo, protestate con tutto il fiato che avete, e impedite che questo nuovo assassino senza sangue venga ancora una volta perpetrato. Grazie. Noi domani saremo davanti al Tribunale di Palermo con la scorta civica, perché noi ci siamo eletti a scorta civica di questi magistrati. Non ci illudiamo di poter salvare loro la vita. La scorta serve semplicemente, data a questi magistrati, serve semplicemente a fare morire più uomini. E cinque giovani hanno sacrificato la loro vita insieme a Paolo, che spesso cercava di fare sempre lo stesso percorso la mattina da solo, senza la scorta, perché diceva, così se mi devono ammazzare ammazzeranno solo me, invece che ammazzare tanti altri ragazzi. Le scorte servono soltanto a questo, ad aumentare il numero delle vittime, perché poi non possono fare per l'altro. Noi allora ci siamo eletti a scorta civica di questi magistrati, non potremo salvare loro la vita, però potremo fare sentire a questi magistrati la nostra vicinanza e il nostro affetto, e io chiedo a tutta Palermo di fare sentire a questi magistrati la loro vicinanza. Loro stanno combattendo per noi, stanno lavorando per noi, stanno seguendo una strada della verità e della giustizia che spesso, come è successo per tanti altri magistrati, porta alla morte, perché così sono morti Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il giudice Chinnici, il giudice Terranova, il giudice Costa. È un elenco senza fine quello dei magistrati che hanno sacrificato la loro vita per la verità e per la giustizia.
Oggi Napolitano adopera altri metodi per fermare questi magistrati. Ecco, dobbiamo impedire che questi metodi vengano adoperati. Dobbiamo far sì che questi magistrati possano continuare il loro lavoro. E se non sarà loro permesso, vi prego, ribellatevi. Resistenza! Resistenza!